Signor Dopodiché. Maggi, buongiorno, avvocato Andrea Speranzoni, difesa di parte civile. Buongiorno. Ecco, le chiedo innanzitutto di riferire alla Corte chi sono i suoi genitori e dove lei e fino a che momento lei ha convissuto con i suoi genitori. Allora, mia madre è Imelda Bendazzoli e ho convissuto nello stesso edificio fino a quando è morta nel 2004. E E l'edificio è ubicato dove? Giudecca 29678, insomma, Isola della Isola Giudecca. della Ecco, Giudecca, Venezia. il papà invece È morto nel 2018 e io ho sempre è? No, nel vissuto. senso chi è? Ecco, Mio noi lo padre, sappiamo ovviamente, ecco, se fa il nome, siccome ha fatto il dottor nome Carlo del Maria Carlo Maria Maggi. Maggi, perfetto. Ecco, le chiedo quindi fino al 2004 lei ha vissuto all'isola della Giudecca presso con i genitori, in sostanza fino alla morte della mamma, ho capito bene? No, e ho continuato a vivere nello stesso, su due case, scusi, due case vicine, diciamo, Sì. fino a, ci abito ancora adesso, tra Ancora virgolette, adesso, quindi diciamo è sempre stato in diciamo, zona. in zona. Ecco, ricorda in che periodo ha incominciato a interessarsi o a capire delle attività politiche che svolgeva suo padre? In che Sì, periodo? cioè diciamo. È stata un po' una. Nell'82 quando l'hanno arrestato per la prima volta? Non Per i fatti del poligono di tiro del Lido. ricordo bene, sinceramente. Ricorda, diciamo, l'esistenza del poligono di tiro del Lido. Il poligono del tiro del Lido, sì. Sì. Suo padre ricorda se ha avuto dei periodi proprio in quel tempo, 82 e successivi, di detenzione. Sì. Lei andava a trovare, è andato anche a trovare suo padre Sempre. Mi ha in. fatto fare un giro d'Italia, diciamo. Ecco, in sostanza, ricorda in quale carcere, in quali carceri è andato a trovarlo? Rimini, Pisa, Proprio nell'82, sì. Pisa, anche Venezia, Sì. San Vittore. Mi pare basta. Milano, intendo. Ricorda di aver sentito suo padre parlare di un signore che si chiama Sergio Picciafuoco, questo cognome un po' particolare, Picciafuoco. Picciafuoco, non vorrei confondermi perché l'ho sentito anche successivamente. E avendo avuto tutta una storia di processi, mio padre. Condanne, assoluzioni, questo nome mi ricordo che veniva fuori, adesso non mi ricordo se prima o dopo. Ecco, suo padre si ricorda se le ha mai parlato di Sergio Picciafuoco? Non mi ha mai O se parlato. aveva rapporti con Sergio Picciafuoco negli anni Ottanta? Lo escluderei che sia mai venuto a casa, che l'abbia visto o che mi abbia detto se l'ha visto. Allora, le faccio questa domanda, signor Marco Maggi, perché venne sequestrato al carcere dell'Asinara, dove era detenuto Picciafuoco negli anni Ottanta, un insieme di lettere che suo papà, c'è la carta intestata del dottor Carlo Maria Maggi, aiuto seconda divisione medica ospedale Giustinian, specialista in malattie, cioè con la carta intestata e le Lui. specializzazioni mediche del suo papà, e risulterebbe. Questa lettera del 26 dicembre 1986, che poi vedremo alcuni dettagli di contenuto, ma che è firmata con un cameratesco saluto da Carlo Maria Maggi. Poi sotto c'è con un'altra grafia un caro saluto Marco e saluti cari Imelda. Imelda è il nome di battesimo di sua mamma, Certo. credo. Ecco, Marco sembrerebbe essere lei. Posso esibirle questa, poi la depositeremo col verbale di perquisizione e sequestro che è avvenuto all'Asinara quando sequestrarono queste lettere a Sergio Picciafuoco. È una lettera, ripeto, datata 26 dicembre 1986. Ecco, posso mostrare, diciamo, questa Scusi, una parte? precisazione, ho capito. Una lettera di mio padre a noi. No, di suo padre a Picciafuoco che è in carcere. E saluta mia madre. No,
In questa lettera suo papà firma con questa scritta un cameratesco saluto e poi ci sono le firme anche di un caro saluto Marco e saluti cari con aperta parentesi, prima come forse buon amico, leggo, Imelda. Lei riconoscerebbe la firma di suo papà e di sua mamma o la grafia di suo papà e di sua mamma? Penso sì. Devo dire mi è un po' confusa questa cosa, però questa è la firma di mio padre. Abbiamo fatto che viene esibita al teste la lettera, il documento cui fa riferimento la difesa. Questa è la firma di suo papà. Poi c'è, io leggo Imelda qui, no? E Marco. Per questo dovrebbe lo scritto io? Qui c'è scritto un caro saluto Marco e saluti cari Imelda. Ne esibisco una copia alla corte così riuscite a seguire. Provi a guardare anche la testata di tuo papà. No, ma di sicuro questa è la firma di mio padre. Cioè, un caro saluto, ma vuol dire che io ho firmato la lettera qui e qui mia madre. Questo soggetto dovrebbe essere una persona, un amico di suo padre, che però suo padre ha presentato alla famiglia, quantomeno a sua madre. Poi sì, sì. Io avrei scritto, mi scusi per intenderci, avrei scritto a questo tizio caro saluto. No, no, ovviamente il testo è un testo dati lo scritto e una data, 26 dicembre 86, su carta intestata di Carlo sì, Maria Marco. Le grafie sembrano diverse. Nel quella... testo ci sono delle grafie di cuoculi diverse con la firma. Io leggo Carlo Maria Maggi, poi e leggo sono sicuro, un caro saluto Marco e saluti cari prima come un buon amico Imelda. Questa è la firma di sua mamma, Tantissimo che non la vedo, però potrebbe, sì. Questa, ho dei dubbi che sia questo è il suo nome? Sì, almeno nome di Marco. Non riconosco troppissimo la mia salute, la mia scrittura, però sinceramente non ricordo assolutamente questa cosa. Ma esclude o non esclude che possa essere anche stato un, diciamo, un saluto collettivo portato da suo padre. Ah, che tipo ha detto saluta? Anche un caro saluto Marco. Un caro saluto, se l'ho scritto io, significa che non avevo la minima idea di chi fosse questa persona. Cioè, sinceramente, non ho il mio modo di scrivere. Invece mia madre cosa avrebbe scritto? Saluti cari, anche lei, non è che... Prima come... Un buon amico. Un buon mio... Prima... Più come un... Come un buon mio amico... La prima parola cosa avete pensato fosse? Prima. Prima come un buon mio amico. Mai saputo fosse minimamente un possibile amico di mia madre. Che mio padre abbia detto salutate questa persona. È chiaramente qualcosa, sinceramente. Il fatto che, diciamo, suo padre porti i saluti della famiglia. Della famiglia, sostanzialmente... A noi fa pensare che ci sia un rapporto. No, vabbè, torni. Come? Così. Ah sì, grazie. Vabbè, guardi, ti passi questo. Cioè, in sostanza, ecco, il fatto che ci siano queste firme congiunte di sua madre, di suo padre e anche il suo nome di battesimo in questa lettera dell'86. Lei nell'86 quanti anni aveva? 19? Nell'86 facevo la maturità, sì. 19, questo è della fine dell'anno, è il 26 dicembre, quindi è dopo Natale. Quindi mio padre era già stato rilasciato dal carcere ed era a casa nell'86. E sinceramente questa lettera non me la ricordo. Sì. Essendoci la firma di mio padre, una plausibile di mia madre, direi che corrisponde.
la modalità in cui è scritto un caro saluto, saluto i cari, mi fa pensare forse un po' che non le conoscessimo molte questa persona, sicuramente non la conoscevo io. Lei ricorda se casa sua era frequentata anche da persone, amiche di suo padre e diciamo in quegli anni che condividevano in quell'epoca di mi ricordo molto bene. Ecco, le ideologie, i pensieri politici. Più che altro c'erano gran partite di poker notturne. Sì, sì, no, le partite di poker so che erano uno dei temi, diciamo. Però durante quelle partite di poker si parlava anche di varie magari cose, insomma anche... Ma so che erano infermieri dell'ospedale, sinceramente non mi ricordo gente da fuori. Avete mai ospitato persone per dei periodi presso la vostra abitazione? Non che io ricordi. Escluderei perché sono stato. Se le faccio là. Il nome di Piero Battiston, ad esempio. Come? Piero Battiston, Piero, le dice qualcosa? No. Piero Battiston. Sì, Piero Battiston. Nome veneto, direi. Il nome è veneto, lui però era milanese. Ah, no, non mi ricordo. No, non lo conosco. Il nome Carlo Di Giglio l'ha mai sentito fare? Molto, molto spesso. Ecco, chi era Carlo Di Giglio? Carlo Di Giglio era, so che è stato tuteato da tutti i processi successivi, sì. Uno degli accusatori di mio padre. Ma ecco, la mia domanda non ha un risvolto sì. Processuale, ecco, Di Giglio prima dei processi. Era un caro amico era un di caro... mio padre, sì. Si frequentavano, quindi? C'è un caro amico. Molte qualche gita fuori Venezia in cui c'era anche lui, io l'ho conosciuto da piccolo, poi non l'ho più visto, però da piccolo piccolo... Qualche... Se lo ricorda, quindi se lei è un 67, da piccolo piccolo vuol dire negli anni 70. Sì. Risiedeva Carlo Di Giglio in Calle Locchi 2, che è a pochi passi dallo stadio Penso, giusto per essere chiari. Ah, ok. Ecco, se le do questa indicazione, diciamo, di ubicazione nel territorio veneziano di Calle Locchi. So bene dov'è? Sa dov'è Calle Locchi 2. No, so dov'è lo stadio, nello stadio. Ecco, ricorda di essere, magari, di aver visto suo padre andare da quelle parti o... No, allora, mio padre, io non l'ho mai visto andare da quelle parti. Sì. Ma... stava via tantissimo tempo per fare le visite mediche. Quindi... Sì, su lui faceva il medico condotto. Sì, sì. E aveva un po' in tutta Venezia, quindi non è che sapesse ecco, dove però andava. Era un caro amico di suo papà, ecco. Mi ricordo che da piccolo era considerato un amico, sì. Quindi si frequentavano, ecco, in sostanza. Sì, sì. Non credo che venisse a casa, non me lo ricorderei, però si frequentavano. Ecco, suo padre aveva il porto d'armi. Escluderei. Come? Escluderei, non mi ricordo pistola. Non faceva, non usava il tiro, fare il tiro con la pistola, il tiro a segno del poligono di tiro. Ah, non so. Cioè, no, l'ha mai saputo? No. Mai saputo avesse il porto d'armi. Ma lo dovrei avere a casa? Non ce l'aveva? No, non glielo chiedo, non lo so. Non credo ce l'abbia perché l'avrei trovato a casa, okay. Suppongo. Ecco, qui abbiamo una serie di lettere. Torno al tema da cui ero partito, inviate da suo papà Carlo Maria Maggi a Sergio Picciafuoco. E sono tutte collocate in quel periodo di tempo, quindi 86, 87, 88. Ce n'è una datata a Venezia 2 agosto 1987, in cui si fa un riferimento ai fatti del 2 agosto, erano passati 7 anni, si dice che è solo una coincidenza che ti scrivo nella ricorrenza della strage dell'80 e c'è diciamo una certa confidenzialità fra quello che si scrive in queste lettere che poi produrremo alla Corte e il destinatario delle stesse. Facendo un po' uno sforzo di memoria, diciamo, un vincolo di solidarietà, proprio un po' a sforzare la sua memoria fra suo padre e questo signore, visto che c'è una firma anche di sua madre qui in questa lettera che lei ha riconosciuto in sostanza, ricostruendo anche magari i dialoghi che può aver avuto con sua madre. Mi scusi, le confermo, questo Picciafuoco io non l'avevo mai sentito nominare prima dei processi, cioè non conosco, non l'ho mai visto o se l'ho visto non sì. Me lo ricordo assolutamente. Ma è che ne abbiamo parlato a casa di questo soggetto, cioè... Non... Arrivo, eh. Allora, c'è un'intercettazione ambientale, dove c'è anche lei presente, il 18 gennaio 96, alle ore 20:20, all'interno della cucina
della vostra abitazione alla Giudecca, dove c'è un dialogo fra Imelda, Carlo Maria Maggi e interviene anche Marco ogni tanto. Quindi siamo nel 96, lei ha quasi 30 anni, non è più una persona giovane, ma insomma un adulto, in cui si fa riferimento proprio alle assoluzioni, alla Cassazione che riguarda Sergio Pizzafuoco. Ecco, se le faccio adesso, se le contestualizzo un po' questa vicenda e il fatto che suo papà in questo dialogo dice anche che è andato a parlare a Bologna, si interessano, sua madre chiede a lui cosa è successo in appello e dialogano su un annullamento di Cassazione, un appello che riguarda chiaramente in quel momento storico, perché sappiamo che in quel periodo c'era una fase giudiziale sulla strage di Bologna che riguardava proprio Sergio Pizzafuoco, e questo è un dialogo che avviene nella cucina di casa vostra in sua presenza. Cosa devo dire? In sostanza, non è che deve dire qualcosa, cioè siccome esiste un dialogo sostanzialmente in cui suo papà e sua madre in sua presenza stanno parlando del destino giudiziario di questo signore. Di questo signor Pizzafuoco. Ecco, lei adesso che le richiamo alla memoria l'esistenza di queste conversazioni, ricorda di essersi interessato anche delle... Allora, ribadisco la posizione. Dopo che sono iniziati i processi, eccetera, questo nome è ricorso molte volte, addirittura mio padre... aveva scritto un libro sulle sue memorie e quindi me l'ha fatto leggere, quindi probabilmente tante cose, ma prima dei processi non colloca temporalmente questo fatto, diciamo nel 96 e prima della scrittura del libro, che è degli anni 2000 in realtà. Sì, impiegato 2-3 anni, quindi siamo là, insomma. Sì, quello degli anni 2000 l'ho ben presente. Sì. Diciamo questo dialogo è del 96, quindi siamo il 18 gennaio. Dico bene, del 96, ora di cena, cucina di casa Maggi. E no, intendo dire che anni 80 non mi ricordo di aver mai sentito questo Pizzafuoco, ecco, neanche nelle prime incarcerazioni, oddio faccio un po' uno sforzo di memoria, ma non mi ricordo, 82-86 si parlava di, mi ricordo c'era il giudice Casson, mi ricordo qualcosa che si parlava lì, questo signore non me lo ricordo, successivamente invece è venuto fuori molte volte. Ecco, ed è venuto fuori che fosse in rapporti con suo papà o che suo papà tenesse a questa persona, quantomeno. Dai dialoghi è saltato fuori molte volte, cioè diciamo in un dialogo familiare un figlio capisce se questa persona è, come dire, un soggetto di una storia come tanti di cui si parla, o una persona a cui... No, un soggetto di una storia in cui è coinvolto mio padre. Il suo padre, esatto, e sì. A cui in qualche modo... questo suo padre mi aiuta a inquadrare un attimo questo signor Pizzafuoco, come? Era implicato in quale frate, giusto per intenderci? Quella che riguarda questa città, è stato poi assolto alla fine, ma è stato imputato in questa... C'entrava con Piazza Fontana, Brescia? Assolutamente no. Peteano, niente? Zero. No, per questo è interessante, siccome lei ha detto è saltato fuori molte volte, a questo punto ecco se riesce a dirsi in che termini è saltato fuori, perché non riguardava le vicende giudiziarie di suo padre, ecco, tanto per essere... Pizzafuoco, ma io questo nome me lo ricordo bene, cioè, Pizzafuoco, se ne parlava, non come uno conosciuto però, come qualcuno coinvolto sempre nella destra eversiva, non so, qualcosa del genere... Ecco, quindi era un soggetto coinvolto nella destra eversiva. Ecco, ricorda suo padre, per esempio, era solito, lei ha mai visto, anche dopo magari la sua morte, delle lettere scritte da suo padre, era solito salutare le persone normalmente con un cameratesco saluto? Che so, i suoi pazienti della Giudecca. No, piuttosto... quelli magari no. Ecco, cioè, diciamo, no, ma... a chi era riservato un fra... A me, me lo scriveva. Un cameratesco saluto. Familiari, mio padre si considerava spiritoso. Quindi magari a qualcuno per fargli una battuta, a gente che conosceva o che era del suo ambiente. Ecco, e ritornando a Sergio Pizzafuoco, di cui ho sentito parlare varie volte perché era un elemento, come ha detto, della destra eversiva. No, dico suppongo. Qualche dettaglio in no, più. No, mi dispiace, il suo Sergio Pizzafuoco non so assolutamente niente. Ecco, sempre nel medesimo dialogo del 18 gennaio 96, lei si interessa
alle vicende della strage di Bologna, non alle vicende di suo papà e delle imputazioni che all'epoca non aveva ancora, ma si sapeva che c'erano delle indagini su Piazza Fontana, eccetera. Siamo, ripeto, nell'anno 1996. Allora, le faccio questa domanda. Lei, quando ha iniziato, diciamo, a incuriosirsi, a interessarsi, gliel'avevo già fatta un po' prima, delle vicende politiche e anche delle stragi sostanzialmente, quando incominciò a interessarsi di quello che suo padre in qualche modo era coinvolto, poi è stato condannato per la strage di Brescia, ma all'epoca era solo indagato, e lei aveva 25 anni più o meno. Ecco, ricorda, diciamo, di aver comunque chiesto a suo padre, di essersi incuriosito come ragazzo anche giovane, che ha un padre che sente, è nelle cronache, e gli chiede qualche chiarimento, qualcosa. Ecco, lei ha avuto un momento nella sua crescita anche di ragazzo in cui... Dobbiamo stare attenti qui, perché come figlio sì. non può testimoniare su eventuali vicende. Sì, è finalizzata, no? alla figura di Sergio Pizzafuoco, sì. E anche della strage di Bologna, naturalmente. Non è tenuto a rispondere su fatti che possono eventualmente coinvolgere anche la figura di suo padre. Quindi il suo padre non ci interessa poi in questo momento. Quindi ecco, in sostanza, non Piazza Fontana, non Piazza della Loggia, l'esistenza però di uomini delle versioni di destra a Venezia e la strage della stazione di Bologna, dove suo padre non è mai stato indagato, imputato, insomma. In breve la domanda, mi scusi? Se quando si è interessato dello strage, se si è interessato quando, e quindi ha chiesto a suo padre, delucidazioni sullo stragismo e sul 2 agosto 80. Ok, allora, abbastanza fin da quando è stato coinvolto nei processi maggiori, e dove, non devo parlare di mio padre? Nel microfono. Non devo parlare di mio padre, cioè lui si è sempre detto, cioè, che non c'entrava niente. Non è tenuto a rispondere a domande che possono coinvolgere, okay, la responsabilità del suo padre. Mi sono incuriosito. Il contesto, in sostanza. Ecco. Credo aver comprato anche un paio di libri per capire meglio di che cosa si tratta. Ma ha chiesto a suo papà... Mio padre ha sempre detto che non c'entrava niente. Sì, no, ma ripeto, non di suo padre. Ah, ma, ok. Su questo punto mi permetto di dire, io ho un verbale che lei ha reso ai procuratori il 26 febbraio 2019, sì, dove lei dice: mio padre tendenzialmente si chiamava fuori, quindi se tendenzialmente non vuol dire che non c'entrava niente. Ah, no, ok. Cioè, suo sì, padre faceva parte di Ordine Nuovo Veneto, no? Penso, sì, sì. Ecco, torniamo alla strage di Bologna. Sì. Lei si interessò a per due ragioni. No, ha mai chiesto a tuo papà se sapeva qualcosa di questa strage? Penso di sì. Ecco, il suo padre... Mi ricordo cosa rispondeva. L'unica strage per cui non mi hanno ancora accusato. Cioè, nel senso, lo consideravo una persecuzione. Quindi manca solo quella. Mancava quella. Allora, guardi... C'è un punto di questa ambientale che viene fatta presso la vostra abitazione, in cui il dialogo è fra suo papà, lei, Marco, e Imelda. Carlo Maria Maggi dice: perché adesso non lo so, ma se è colpevole la Mambro e Fioravanti, Marco, è lei che parla, no, ma il giudice da giorni ha tracciato che la Mambro e Fioravanti hanno fatto la strage di Bologna. Interviene Imelda. Marco Maggi, sì, sicuramente. Imelda, Marco, ascoltami, interviene un po' per interrompere questo dialogo. Maggi, sono stati loro. Imelda, hai sete? E Maggi, intanto lui ha dei soldi. Ecco, quindi si fa riferimento a Mambro e Fioravanti, alla domanda: hanno fatto la strage di Bologna? Chiede Marco. Risposta: sì, sicuramente, sono stati loro. Intanto lui, quindi il soggetto maschile Fioravanti, ha dei soldi. Questo è un dialogo che questo l'ha detto mio padre. Avviene, è il dialogo fra lei e suo padre. Sì, mi ricordo che non ero d'accordo perché avevo letto un libro di Mambro. Avviene alle 20:20, un attimo, del 18 di
gennaio del 96 e nella stessa circostanza lei dice, i tuoi cosa dicono? I tuoi, intanto le chiedo chi sono. Gli avvocati di solito. E tu quello che sai, quindi a questo caso chi è? Che non hai detto agli avvocati? È suo padre, esatto. Maggi, Marco, bene, bene. Maggi, lo so perché è così, ancora, ma in pratica già qua nei nostri ambienti erano in contatto con il padre di Stoviere e dicono che portava una bomba, ecco. Poi ci sono delle parole non facilmente leggibili, era alla stazione, c'era perfino parole illeggibili, che abbiamo capito che tecnicamente non è leggibile. Direi subito una cosa. In sostanza, aspetti che faccio la domanda. Certo. In sostanza lei chiede a suo papà di dire quello che lui sa, ok? Perché i tuoi cosa dicono possono essere terze persone o l'ambiente o persone dell'ambiente. Ma lei a un certo punto da figlio chiede a suo papà, ma tu quello che sai? E suo padre dice, ha questo tono qui, come dire, la so lunga, no? E Marco gli va sotto e la risposta è lo so perché è così. E poi c'è questa precisazione. E un po' più avanti, su Mambro e Fioravanti, alla domanda ma hanno fatto la strage di Bologna? Lei scrive sì, suo papà risponde sì, sicuramente sono stati loro. Quindi l'opinione di suo papà espressa qui dentro... Presidente, è un quarto d'ora che allora, lei ricorda sostanzialmente questo dialogo? Presidente, le chiedo solo se lei ricorda questo dialogo avvenuto il 18 gennaio 96. Lei ricorda questo dialogo del 18 gennaio 96? Di una intercettazione gliela sta anticipando, che è agli atti evidentemente, per sapere cosa ne pensa il Presidente. Lei ricorda questo dialogo del 18 gennaio 96? Lo ricordo o non lo ricordo? Non lo ricordo assolutamente. Non lo ricorda assolutamente. Come ho già detto, per un'ora che mi hanno interrogato nel 2019. Allora, quindi non lo ricorda, però no. Le chiedo, il 18 gennaio del 96, sì. C'è anche poi alla fine di questa conversazione un dialogo, il suo fratello come si chiama? Lorenzo, ok, poi lo leggeremo, c'è anche Lorenzo che fa una telefonata a un certo punto che è intercettata anch'essa e si sente il dialogo fra voi due. All'epoca lei viveva con i genitori nel 96? Nel 96 sì. Sì. Le chiedo un'altra precisazione. Un attimo solo, questa intercettazione entra come? È una intercettazione che nasce in un procedimento milanese dove si fa la perizia trascrittiva. Alla prima o alla seconda udienza abbiamo chiesto anche l'acquisizione di questo documento, la Corte ha fatto la specifica ordinanza di ammissione. E adesso materialmente la produciamo se necessario anche il file. Sì, no, produrremo anche il file che sia in versione la trascrizione sia il file. Sì, grazie. Va bene. Prego, avvocato. Ecco, il nome di Nicola Troccoli le dice qualcosa? Detto P, sentito nominare, sì. L'ha sentito nominare. Sì. Legato, cioè una persona di riferimento di Ordine Nuovo a Trento. Mi dispiace. In quegli anni, lo ricorda? Non lo so. Il nome Nicolino, no. Col diminutivo, lei lo associa per caso a Nicola Troccoli, glielo chiedo. No, mi ricordo Troccoli perché faceva un po' ridere il nome. Ok, l'ha saputo in sostanza, l'ha sentito ecco questo nome. Il nome l'ho sentito. Ecco, il nome Guerin invece... Un editore. Guerin era uno che un'altra persona dell'ambiente, diciamo, dell'estrema destra che editava un giornaletto che si chiamava un editore, La ricordo, Sentinella sì. d'Italia. Sì, sì. Ecco, lei in casa vedeva, per esempio, un numero della Sentinella d'Italia. Ne ho visti, sì. Ecco materiali di suo padre, anche trovati dopo la sua morte, immagino l'avrete del materiale, insomma, di legato alle. Mi ricordo, era un foglio. Sì, La Sentinella d'Italia, sì. Ecco. Ricorda quindi anche il nome Guerin che era un editore, sì. In relazione con suo papà. No, in relazione con Sentinella d'Italia. Perfetto. Io per adesso ho finito, grazie. Prego. Io cosa... Senta, una sola domanda.
Un'ultima domanda che ha già presidiato. Lei ha da fare una domanda? Sì. Una sola domanda a cui ha già risposto, ma è proprio un grassetto. Cioè, lei non ricorda l'intera conversazione del gennaio 96, quella che abbiamo letto? Non ricordo l'intera conversazione. Perfetto, ho finito. Una sola domanda conclusiva. Lei di questo argomento, strage di Bologna, con suo padre ha mai più parlato? Se non alla ricorrenza che viene fuori al telegiornale, era la famosa... Sì, questo va bene. Dopo questa data, che è il 18 gennaio 96, ne ha parlato ancora? Solamente la battuta, mi mancano solo quella. Mi manca solo quella. Va bene. Si può accomodare.